La mattina della scomparsa di Liliana Resinovic, qualcuno, intorno alle 11, si trovava nell'appartamento della donna in via Verrocchio e aveva il suo telefono in mano. Quel giorno e a quell'ora il suo cellulare ha registrato un'attività che con ogni probabilità è dovuta a un'interazione umana. Ecco l'ultima rivelazione nel caso di Liliana Resinovic, la pensionata scomparsa da Trieste il 14 dicembre 2021 e trovata morta in un boschetto il 5 gennaio 2022. Una nuova analisi del suo cellulare, eseguita dal consulente nominato dalla famiglia di Lilli, Francesco Zorzi, ha portato alla luce una scoperta scioccante. Qualcuno ha risposto a uno dei due telefoni di Liliana alle 11 del mattino del 14 dicembre 2021, mentre la donna era assente da casa. Chi poteva trovarsi nell'abitazione? Forse il marito di Liliana, Sebastiano Visintin, ex fotoreporter e appassionato di coltelli. Secondo il suo racconto, quel giorno ha lasciato la casa poco prima delle 8, lasciando Lilli alle sue attività. Poco dopo, alle 8:22, la donna ha chiamato il suo amante, Claudio Sterpin, come indicato dai tabulati telefonici. Liliana avrebbe spiegato a Sterpin che sarebbe arrivata leggermente in ritardo al loro incontro abituale perché doveva passare prima da un negozio di telefonia. Un'altra perizia ha rivelato che uno dei telefoni di Lilli si è spostato di 11 passi quella mattina, probabilmente durante la sua uscita di casa. Dopo la telefonata con l'amante, Liliana è stata ripresa dalle telecamere di sicurezza di una scuola di polizia mentre si dirigeva verso Piazzale Gioberti a passo spedito. Sebastiano ha dichiarato di essere tornato a casa solo a ora di pranzo. Se la sua versione è veritiera, chi può essere entrato nell'appartamento senza lasciare segni di effrazione? C'è un altro dettaglio rilevante da considerare: il mazzo di chiavi di Liliana, con un portachiavi a forma di lettera L, non è mai stato ritrovato. Nella borsa trovata insieme al suo cadavere nel boschetto c'erano solo le chiavi di scorta, che Liliana raramente utilizzava. Dove sono finite le altre? Le ha prese la persona misteriosa che si è introdotta in casa? Recentemente Visintin ha dichiarato di aver sostituito la serratura di casa dopo la scomparsa della moglie e ha precisato di essere stato nel suo laboratorio di Trieste, dove affilava coltelli, all'ora in cui il cellulare di Liliana ha registrato l'attività sospetta. Non è possibile verificare la sua versione, poiché il suo telefono è rimasto spento dalle 10 alle 12 di quella mattina. Quando è tornato a casa verso l'ora di pranzo, ha notato che le luci del corridoio erano accese, pensando che Liliana potesse essersi dimenticata di spegnerle. Trovando la porta d'ingresso chiusa a chiave, ha trovato i telefoni della moglie accesi sul tavolino del soggiorno. La cugina di Liliana, Silvia Radin, ha confermato questa versione, dichiarando che Visintin è tornato a casa alle 10:30 per prendere l'auto e poi è tornato alle 14:30. Pubblicamente e agli inquirenti ha affermato di essere rimasto nel laboratorio fino a mezzogiorno e di essere poi uscito per andare in bicicletta, aggiungendo che il suo telefono era spento perché non c'era campo nel laboratorio. Il fratello di Liliana non crede alla sua versione. L'indagine sulla scomparsa della pensionata è ancora aperta e i familiari ritengono che qualcuno le abbia fatto del male. Chi può essere stato? Forse la persona che si è introdotta nella sua casa quel maledetto 14 dicembre 2021? Il mistero continua.